Tutte le volte che venivamo a Napoli, la prima cosa che diceva Lurcio mi diceva: senti che buon profumo, senti l'odore di Napoli, è il più buon profumo del mondo. E poi lui gli piaceva Napoli, gli piacevano i napoletani, voleva farsi delle punture per imparare il napoletano, ma lui qua veramente tornava bambino, gli piaceva guardare i bambini che giocavano per la strada. Lucio Dalla amava tanto Napoli, come le diceva. Oggi, secondo lei, cosa sta dicendo nel vedere queste scale intitolate a lui? Ah beh, sarebbe impazzito, poi è il suo compleanno. Pensa che Lucio non amava tanto le scale, ma queste qua sì, perché veniva spesso a mangiare dalla bersagliera al circolo nautico e pensa che le faceva saltellando giù, proprio come i bambini. Quindi faceva, tornava bimbo qua. E quindi sarebbe stato felicissimo, poi per il suo compleanno è il massimo, penso proprio. Un artista è un grande uomo, ma era innamorato di Napoli e noi vogliamo onorare questo suo amore per Napoli ricordandolo con questa intitolazione di queste scale. Era nostro socio, veniva spesso qui, proprio qui aveva il suo gozzo, spesso si intratteneva con i marinai, con tutto il borgo Marinari, con una umanità. Non dava adito a nessun tipo di divismo, di nulla, con chiunque si fermava a chiacchierare, una persona veramente splendida. Lucio amava follemente Napoli, sono trascorsi già i primi 10 anni dalla sua scomparsa e allora noi avevamo il dovere come napoletani di ricambiare l'immenso amore che lui ha testimoniato in interviste, in vita nella nostra città, ed è speciale aver scelto questo luogo, perché questo è un luogo che Lucio Dalla frequentava, amava, e quindi è una memoria viva, perché camminando qui per Santa Lucia, dove c'è il mare che lui tanto amava, tutte le persone che qui abitano possono raccontarci un aneddoto, un incontro. Lucio Dalla quindi per sempre nell'amore profondo dei napoletani per lui, così come noi abbiamo goduto del suo. Non solo un grande artista, ma un grande amico di Napoli, e gli dedichiamo anche un luogo a lui particolarmente caro, un luogo che lui ha frequentato tantissime volte, quindi è un riconoscimento all'amore di Lucio Dalla per la città, che ha portato anche nelle sue canzoni e anche al legame speciale che Lucio Dalla ha sempre avuto con Napoli, che con questa intitolazione ha un riconoscimento ufficiale. Ma io ho un ricordo di, devo dire, di quando io ero veramente bambino e lui presentò 4 marzo a Sanremo. Ovviamente quella canzone non piacque ai miei nonni, però a me piaceva, quindi io piansi perché non capivo perché piaceva a me e non agli altri, quindi evidentemente ero arrivato un po' prima. La canzone che secondo lei, ecco, oggi è più inerente a questo gesto delle scale? Se dovessi scegliere, visto che lui amava il mare, penso Stella di Mare. Perché a parte che lui ce ne ha scritte talmente tante sul mare, sul cielo, le stelle, ma il mare lui le è sempre piaciuto, gli piaceva stare al sole, gli piaceva nuotare, è un grande nuotatore Lucio, era attratto dal futuro, per lui il passato proprio non interessava niente del passato, invece il futuro era curioso, a parte che era una persona curiosissima. Gli piaceva stare in mezzo ai giovani perché dai giovani imparava i nuovi linguaggi. Allora diceva, quando uno deve scrivere i testi deve comunque mettere un linguaggio attuale. Infatti se si ascoltano i testi molti sono attuali anche adesso.